Grazie innanzitutto dell'opportunità e dell'invito e del coinvolgimento in questa iniziativa così appunto importante. Io sono Marianna Cavazza della SDA Bocconi, e in particolare all'interno della SDA abbiamo fondato un osservatorio sui consumi privati in sanità dal 2012, dove abbiamo partner sia erogatori sia mondo terzi paganti o privati e stiamo appunto cercando di studiare e ottenendo anche qualche buon risultato, se mi posso permettere, per appunto riuscire a entrare nel mondo, questa scatola nera dei consumi privati che finora sono stati molto poco studiati e mappati. E in questo ambito abbiamo cominciato da un paio di anni a occuparci anche di turismo sanitario. Oggi il compito che mi è stato dato è relativo appunto agli obiettivi e alla implementazione della direttiva europea sulla libera circolazione dei pazienti approvata nel 2011. Visti appunto gli altri interventi, io mi limiterò a descrivere appunto in modo abbastanza così limitato i contenuti della direttiva, mentre invece cercherò di spiegare come gli stati membri hanno implementato effettivamente questa normativa e da dove viene. Il primo punto, il background, io credo che questo sia veramente importante per avere ben chiare le dinamiche che l'approvazione e l'implementazione di questa direttiva ha comportato poi presso gli Stati membri. Il primo elemento da tenere in considerazione appunto è l'articolo 152 del Trattato dell'Unione Europea, in cui si stabilisce che non ci deve essere armonizzazione circa la normativa e l'organizzazione dei sistemi sanitari, il regolamento dell'organizzazione dei sistemi sanitari, perché entrare nel merito di questa materia potrebbe avere un impatto sulla sostenibilità economica e finanziaria degli Stati membri, che quindi è materia interna degli Stati, e l'Unione Europea non può imporre delle regole che mettono appunto a repentaglio questi aspetti. Questo spiega anche molto bene, credo, l'atteggiamento difensivo da parte degli Stati membri rispetto a tutta questa materia. Gli altri due elementi di cui tenere conto, a mio avviso, sono il regolamento per la libera circolazione dei lavoratori del 71 e 72, poi aggiornato nel 2004, perché al cui interno c'è a un certo punto un articolo che non c'entra nulla con quello che si dice prima, non c'entra nulla con quello che si dice dopo, non so se qualcuno di voi mi è andato a vedere in concreto, e in cui si dice che un cittadino che non riesce ad accedere a una determinata prestazione estremamente rilevante per il suo stato di salute, perché nel proprio stato membro non c'è la prestazione o ci sono delle liste d'attesa che mettono a repentaglio clinicamente la salute del paziente, allora lo Stato membro deve autorizzare il paziente ad accedere in un altro Stato a quella stessa prestazione. Quello che a me è sempre colpito è che è come se la DG Sanco avesse buttato dentro il sasso nello stagno sperando che nessuno se ne accorgesse, un po' questo è, poi questa è spesso la strategia che viene adottata. Poi effettivamente questo ha abbastanza funzionato negli anni, in Italia abbiamo avuto un periodo ad esempio dei trapianti in cui c'era appunto il sistema dei trapianti in Italia negli anni 80, era fortemente problematico e quindi il governo italiano aveva organizzato tutti dei flussi verso il Belgio e la Francia ad esempio utilizzando proprio questo regolamento. Terzo elemento
Invece sono, non so se qualcuno di voi si ricorda il dibattito sulla Bolkestein, cioè la libera circolazione dei beni e servizi, ci fu un grande dibattito se applicarlo o meno alla sanità, alla fine non si estese anche a questo ambito, ma poi ci ritroviamo delle sentenze dell'Alta Corte di Giustizia Europeo che, in cui sostanzialmente si dice che questo principio vale se i pazienti non possono accedervi nel tempo dovuto. Allora, anche qui si apre il mare magnum, perché cosa vuol dire il tempo dovuto? Due time, questo è il termine che viene utilizzato. Allora, c'è la famosa sentenza della, già citata da Bertinato giovedì, della signora Watts, una signora inglese che aveva una lista d'attesa di 20 mesi per la protesi all'anca. È chiaro che non poteva andare col regolamento, perché non è che il suo stato di vita fosse posto in pericolo, no? Però la sua argomentazione è stata invece la mia qualità della vita è messa in discussione, perché io per 20 mesi non potrò camminare. E alla fine l'Alta Corte di Giustizia le ha dato ragione. Capite che è un tema veramente spinoso, e io da una parte mi viene un po' di rabbia, no? Perché dico sì, si fa tutta questa cosa appunto sulla libera circolazione dei pazienti eccetera eccetera, però dall'altra poi vedi anche gli stati membri che hanno frenato sempre molto su questo tema, e adesso vedremo come. La direttiva appunto, partendo da questa, diciamo, da queste sentenze che sono state circa una decina nel corso degli anni 90 e nei primi anni 2000, parte appunto dal concetto che ogni Stato membro deve garantire ai propri affiliati, ai propri cittadini, le stesse prestazioni anche negli altri stati membri. Quindi non si mette in discussione la stabilità economico-finanziaria, perché io pago sempre la stessa cifra che ti pago se la facessi a Milano, ad esempio, non so, una prestazione ambulatoriale, poi vedremo, però se la faccio a Milano o se la faccio a Lione, per te non cambia nulla, dovresti pagarmela e basta, quello che tu hai stabilito di pagarmi, di rimborsarmi. È chiaro che però il freno a mano che è stato introdotto dagli Stati membri è stato l'aspetto dell'impatto organizzativo, cioè è chiaro che se io mi ritrovo in termini appunto un flusso di pazienti che mi causa un aumento delle liste d'attesa nella mia struttura su un determinato intervento, su una determinata procedura, questo ha un impatto appunto sull'organizzazione, e quindi si ritorna all'articolo 152, e quindi la Commissione, sostanzialmente il Consiglio d'Europa, cioè quindi l'organo che raccoglie gli Stati membri, ha forzato la Commissione a introdurre questo elemento dell'autorizzazione preventiva anche nell'ambito della direttiva, che è stato poi sostanzialmente applicato rispetto alla presenza di un ricovero di una giornata, di una notte, e alla presenza di prestazioni ad alta intensità tecnologica o ad alto livello di specializzazione. Poi anche qua si apre il mare magnum, come vedremo. Cos'è successo? È successo che sostanzialmente qual è stato l'impatto? Sostanzialmente non è cambiato nulla, questo lo sappiamo tutti. Adesso vi riporto alcune informazioni dalla relazione sull'implementazione del 2015, dove si osserva che sostanzialmente il grosso avviene per gli accessi non programmati, quindi ormai gli europei si muovono tanto e può succedere di tutto di finire a pronto soccorso, mentre invece i volumi di pazienti che si muovono sia attraverso il regolamento sia attraverso la direttiva sono ancora molto pochi. E dall'altra c'è anche la consapevolezza
che c'è una scarsa cognizione da parte dei cittadini europei dell'esistenza di questa direttiva, e anche coloro che ne sono consapevoli spesso poi hanno effettivamente dei problemi nel fruirne. Come dicevo, il grimaldello, diciamo il freno a mano introdotto dagli Stati membri, è stata questa autorizzazione preventiva anche all'interno della direttiva. Questo era appunto sui 22 Stati membri nel 2015 che avevano già implementato la direttiva. Che cosa viene fuori? Viene fuori sostanzialmente che 14 Stati membri hanno appunto introdotto l'autorizzazione preventiva facendo riferimento a quei concetti che dicevo prima, e questi sono gli Stati membri che hanno fatto anche una lista specifica delle prestazioni che rientrano in questi criteri. Ci sono poi 6 Stati membri che invece hanno adottato proprio sono andati direttamente alla lista delle prestazioni che necessitano l'autorizzazione o non necessitano, e poi ci sono questi altri Stati che sostanzialmente non hanno imposto nessun vincolo di autorizzazione preventiva. Sono Stati dove c'è già un notevole flusso, dove, diciamo, non so, adesso poi lo vedremo, ci sono dei confini liquidi, diciamo, o comunque ci sono già molte convenzioni tra ospedali sul confine, eccetera, eccetera. Autorizzazione preventiva. Ci sono 12 Stati membri che hanno dato la possibilità anche ai medici di medicina generale di fare una prescrizione in uno Stato diverso. Ma ci sono anche 3 Stati membri che sostanzialmente hanno reintrodotto il concetto, la ratio del regolamento anche all'interno della direttiva attraverso questo strumento dell'autorizzazione preventiva. Modalità di rimborso. Ci sono 3 Stati membri che sostanzialmente utilizzano le tariffe più basse che vengono utilizzate per rimborsare le prestazioni fruite in strutture private rispetto a quelle più elevate riconosciute per le strutture pubbliche, così come ci sono 4 Stati membri che richiedono ad esempio la traduzione giurata delle fatture con tutto quello che questo chiaramente può comportare in termini di onerosità. Quindi sostanzialmente quali sono stati gli strumenti utilizzati dagli Stati membri per cercare di prendere un attimo il controllo della situazione? Su un movimento che poi in realtà non c'è stato. Sostanzialmente appunto si è resa complessa la procedura dell'autorizzazione preventiva, si è cercato appunto di magari rimborsare un po' meno di quanto poteva avvenire se accedevi nel proprio paese. Ci sono condizioni amministrative molto onerose, come accennavo prima. Un po' di dati per quel che valgono, perché poi appunto sentivo, forse qualcuno di voi è stato magari a Bruxelles recentemente a un incontro proprio sull'implementazione della direttiva, in cui veniva fuori che ad esempio il grosso flusso di dati di pazienti che adesso vedremo tra la Germania e il Belgio in realtà è riconducibile ad accordi tra ospedali già esistenti che sono stati poi ricondotti all'interno della direttiva, per cui in realtà e questo probabilmente vale anche a mio modesto parere per il flusso che vediamo tra Danimarca e Germania, dove so già da una decina di anni esistono questi tipi di accordi tra ospedali o comunque tra sistema tra terzo pagante ed erogatori. Questo è giusto appunto, vediamo il Belgio, che però appunto è un paese dai confini liquidi, come sappiamo, no? Cioè tutta questa zona, Lussemburgo, Germania, Francia, Belgio, uno non si accorge neanche di aver cambiato paese, non so se avete mai avuto questa esperienza, no? E quindi lì secondo me non vale, cioè esisteva già. Sostanzialmente, poi magari è stato ricondotto all'interno della direttiva, però non, sostanzialmente esisteva già. Lo stesso appunto come accennavo della Danimarca, poi lo vedremo, hanno dei flussi verso la Svezia e verso la Germania che comunque secondo me rientrano probabilmente all'interno sempre di accordi tra ospedali.
L'Italia? Eravamo a 127. Ecco, l'altra cosa interessante che mi aveva colpito di questi dati è tra queste erano le domande che non sono state presentate di rimborso e quelle che sono state effettivamente rimborsate. Vedete che in Belgio c'è un gap notevole. Non so se li stanno facendo, tenendo a bagnomaria per dare il rimborso, in realtà anche lì per scoraggiarli. Questa è una domanda che mi sono posta, a cui purtroppo non ho la risposta. Dunque, questo non so quanto sia leggibile come tabella, comunque sulla colonna abbiamo gli stati dove è avvenuto il trattamento e sulla riga invece la provenienza dei pazienti. Allora, anche qui vedete appunto i belgi e i danesi che vanno in Germania, ma appunto come dicevo probabilmente all'interno di questi accordi già presenti. Tra esempio in Danimarca so che andavano per una serie di trattamenti anche di riabilitazione eccetera in Germania e viceversa. Ci sono i norvegesi, i vecchietti norvegesi in Spagna, questo è un altro fenomeno, cioè i pensionati probabilmente, almeno questa è la mia interpretazione, però io, perché un norvegese va in Spagna, a farsi curare in Spagna all'interno della direttiva, sostanzialmente perché è residente lì, cioè è domiciliato lì ma ha ancora la residenza norvegese, si fa curare e finisce lì. L'altro, scusate, io poi e poi appunto c'è anche il flusso dei danesi verso la Svezia. Questa è la seconda parte della tabella, perché gli stati membri sono troppi per farli stare tutti in una tabella, e ecco qui la cosa interessante è il flusso verso la Repubblica Ceca da parte sia dei polacchi e più scontatamente degli slovacchi, che probabilmente dopo che sono separati però gli ospedali saranno rimasti dall'altra parte e quindi vanno in Repubblica Ceca. E l'altra cosa appunto sono sempre il rispetto appunto agli svedesi invece rispetto appunto alla Finlandia, sempre problemi di confine. I valori, di che cosa stiamo, di quanto stiamo parlando? Non di tanto, come vedete, e ritroviamo sostanzialmente i flussi che abbiamo visto adesso, cioè quindi alti valori per il Belgio, per la Danimarca e appunto per la Svezia, perché però ripeto l'impressione è che in realtà si tratti di cose che esistevano già, sostanzialmente di flussi già esistenti su cui si è poi posta la direttiva. Ecco, un ultimo accenno e chiudo alle European Reference Networks. L'impressione mia, ma anche di persone diciamo che lavorano a Bruxelles intensamente su questi temi, è che la Commissione, rendendosi conto in corso che sostanzialmente la direttiva nasceva appunto con un freno a mano da parte degli Stati membri, ha tirato fuori dal cappello questa soluzione organizzativa. Cioè si tratta appunto, non so se ne avete mai sentito parlare, si tratta di reti tra ospedali e centri di eccellenza in una logica hub and spoke, soprattutto mirata a trattare pazienti affetti da malattie rare nell'ambito dell'oncologia pediatrica o di prestazioni neurologiche complesse e anche appunto mirate ad ampliare anche la casistica e a sfruttare l'elevata specializzazione che questi trattamenti in genere richiedono. E quindi sostanzialmente poi facilitare appunto anche la diagnosi e l'erogazione delle prestazioni appropriate. Perché la Commissione l'ha tirato fuori? La Commissione in realtà già nel 2001 aveva cominciato a studiare su questa soluzione, probabilmente parallelamente ai primi lavori sulla direttiva. Perché sostanzialmente gli consente di garantire un accesso transfrontaliero più sicuro e appropriato, questo nelle prospettive dello Stato membro di affiliazione,
e di innalzare e armonizzare l'erogazione delle prestazioni attraverso appunto una diffusione di standard. Perché, e questo era secondo me è stato probabilmente anche un problema all'interno della direttiva, se voi avete l'opportunità di vedere i primi draft della direttiva prima che arrivasse al Consiglio europeo, vedete che nel testo ci sono una serie di riferimenti appunto ad esempio a standard qualitativi generali che potrebbero essere adottati dagli Stati membri. Si discute dell'assicurazione degli operatori, tutte cose che poi sono state tolte perché viste come appunto impattanti sulla sostenibilità economico-finanziaria degli Stati membri, perché avrebbero richiesto investimenti onerosi da parte loro. Perché quindi alla fine in realtà questo tema resta di sottofondo, cioè l'obiettivo implicito della DG Sanco di riuscire a elevare, omogenizzare, armonizzare, anche se è la parola che non si può utilizzare come abbiamo visto in base all'articolo 152, gli standard di erogazione, gli standard qualitativi delle strutture sanitarie tra tutti gli Stati membri, soprattutto tra Est e Ovest. L'ultima cosa che vi segnalo, che trovo estremamente interessante, è che anche all'interno diciamo, dell'European Reference Network il tema sta diventando: devono essere uno strumento per muovere le persone o per muovere le conoscenze? Cioè cominciamo a far muovere i professionisti, che forse è ancora più semplice e meglio visto forse da parte degli Stati membri, più facilmente gestibile, oppure continuiamo a far muovere i pazienti? Questa è un po' la prospettiva che emerge. Le slide poi saranno sicuramente rese disponibili se vi interessano. Grazie.